buonasera, benvenuti, accomodatevi pure, prendete posto, tanto staremo pochissimo a sedere perché saremo in piedi a lodare il Signore. Buonasera, saluto anche in diretta Facebook, forse funziona tutta la perfezione, anche la diretta, ci abbiamo avuto un sacco di problemi, però dovrebbe funzionare bene sia l'audio che il video. E vi introduco questo worship condividendo un video che è da 5 giorni che mi fa morire dal ridere, l'ho girato anche sul gruppo Huawei, però io ho dato questo titolo, La potenza della musica, video. È incredibile come la musica, no, riesce a sollevare tante anche sofferenze. In questo caso noi stasera la musica avrà lo scopo essenzialmente di lodare il nostro Signore. La musica che faremo, i testi che faremo sono ispirati proprio dalla parola. Tutto quello che canteremo è parola del Signore. Quindi credo che ognuno di noi ha a cuore e ogni giorno vive ascoltando musica, oramai fa parte della nostra vita. Quindi usiamo questo bel dono che Dio ci ha fatto per ringraziare il Signore. Facciamo tutto questo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sigla. Innanzitutto ci alziamo in piedi. Allora, ci sono i testi, per chi è la prima volta che è qui, ci sono i testi. Quindi potete cantare a squarciagola, nessuno vi sentirà perché i volumi sono altissimi. Ma siamo insieme per lodare Gesù e la vostra voce arriverà fino alle orecchie di Dio, alle orecchie e al cuore. Quindi buona preghiera. Signore, tu grandi cose fai.
luce, vedo un mondo che mostra il tuo splendore, vedo un mondo che cammina verso te. Vedo un mondo che vive della tua grazia, vedo un mondo che cammina nella luce. Ascolta la tua voce. Cammina in libertà, cammina verso te. E come te vedo un mondo che vive del tuo amore, vedo un mondo che cammina verso te. Seguire te senza voltarmi indietro, vedo un mondo che cammina verso te. Vedo un mondo che vive della tua luce, vedo un mondo che mostra il tuo splendore, vedo un mondo che cammina verso te. Come te vedo un mondo che vive della tua grazia, vedo un mondo che cammina nella luce. Ascolta la tua voce. Forte insieme! Che come te vedo un mondo che vive del tuo amore, vedo un mondo che è forte! Lode e gloria a te, Signore Gesù, grazie perché anche questa sera ci hai chiamato qui, grazie perché siamo completamente presi dal tuo entusiasmo, dalla tua gioia. Grazie Signore perché ci chiami ad essere testimoni e ci chiami a lodarti, a riconoscere le meraviglie che hai fatto in questo mondo e soprattutto ci chiami per essere tuoi figli, i tuoi bambini. Lode e gloria a te. Grazie Signore Gesù. Chi sono io perché il grande Dio mi accolgasse? Ero perso e mi salvò il suo amore, è il suo amore. Che lui libera, libero sarà, sono devo
ringraziamo Gesù perché non ti dimentichi di noi, perché ci tieni il posto per noi perché ci vuoi vicino. Grazie Signore perché siamo la tua priorità, siamo preziosi per te. Gloria a te, grazie Signore perché ci chiami vicino a te, grazie Signore Gesù, grazie perché ci fai sentire veramente importanti, amati, grazie perché mi fai sentire amata, grazie perché tu Gesù ci ami uno per uno, grazie Signore Gesù, non c'è nessuno come te, non c'è nessuno come te. Sei il più grande, sei il nostro Dio, sei il nostro Re. Tu regni nel nostro cuore, nel mio cuore, nel tuo cuore. Lode a te, Gesù. Non c'è un nome come il tuo, Gesù. Eterno Creator, per te la lode su nel ciel risuona l'eco in noi del Santo. Canta forte. Alza i tuoi occhi, guarda il tuo Signore, nel buio splende la tua luce. Nessuno è come te, nessuno è come te. Signore Gesù, oh, oh, oh.
con te io non vacillerò. Perché la croce tua, Gesù, sale all'eternità. Guarda il tuo Signore, nel buio splende la tua luce, nessuno è come te, nessuno è come te, Signore Gesù. Oh, oh, oh. Quando ogni suono si innalzerà, ogni montagna si prostrerà, nessuno è come te, nessuno è come te, nessuno è come te, nessuno è come te, Gesù. Tu compi prodigi, Signore, veramente fai miracoli, rendi tutto grandioso, rendi tutto festa, e noi stasera vogliamo lodarti. Si scuoterà tutta la terra e tremerà davanti al Signore. Gesù, Gesù, Gesù. Se cielo e terra ti loderanno, le catene si spezzeranno. Santo è il tuo nome, santo è il tuo nome, Gesù, Gesù. Alza i tuoi occhi, guarda il tuo Signore. Forte, forte! Nel buio splende la tua luce. Nessuno è come te, nessuno è come te, Signore Gesù. Per questa gioia che hai messo nel nostro cuore, e ricolmi, ricolmi d'amore per te, ti vogliamo invitare qui in mezzo a noi. Ti invito ad aprire le tue braccia, ad aprire le mani, perché stai per ricevere lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che scende. Vieni Spirito Santo in questa sala, vieni Spirito Santo in ognuno di noi, vieni su di me, vieni Spirito Santo su di te, sul fratello e la sorella che hai vicino, vieni Spirito Santo e allontana le preoccupazioni, stasera non ci sono e Dio compirà meraviglie e le farà annientare. Vieni Spirito Santo perché si possa accogliere la tua volontà, perché si possa affidarci a te. Vieni Spirito Santo, ti invito veramente a invocare lo Spirito Santo nel tuo cuore, perché il respiro di Dio
è il suo anelito. Vieni, Spirito Santo. Sulle acque verso l'ignoto, so che affonderei e lì ti trovo nel mistero, nelle profondità, ho fede in te. Senza del Signore.
io sono tu e tu sei mio. Vieni Spirito Santo, ti chiediamo Spirito di scendere su Don Danilo, vieni. Ti chiediamo Spirito Santo di scendere su Don Danilo, ti chiediamo di riempirlo tutti insieme. Invochiamo lo Spirito su questo fantastico sacerdote, perché ci possa illuminare, perché possa essere usato come strumento da Dio. Vieni Spirito Santo, rendilo tuo. Vieni Spirito Santo, donagli la sapienza e l'intelligenza. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo e adoperalo come più ti piace. Vieni Spirito Santo. Vieni Santo Spirito. Buonasera a tutti. Non so come siete arrivati questa sera qui, con quale cuore avete iniziato questa preghiera. Sicuramente il Signore questa sera vuole dirci una parola specifica, così importante che ha cambiato la storia del mondo. Ed è una parola particolarissima, che noi a volte abbiamo paura a dire e magari anche a donare, ed è guarigione. Chi di voi questa sera è arrivato con un male? Magari un male nel cuore, un male nel corpo, un male nello spirito. Magari qualcuno di voi è arrivato qui sapendo che soltanto il Signore poteva prendere su di sé quello che tante volte noi non riusciamo a comprendere. Forse qualcuno ha bisogno di essere guarito nel perdono, forse qualcuno ha bisogno di essere guarito in una relazione, forse qualcuno ha bisogno di essere guarito da un momento di difficoltà e di disperazione. Forse non abbiamo essere guariti alla fine. Come siete venuti questa sera? Il Vangelo di Luca, a un certo punto, al capitolo 17, ci dice: lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi al sacerdote. E mentre si andavano furono purificati. Abbi pietà di noi. Quanti di voi questa sera sono venuti con la consapevolezza che c'è qualcuno accanto a voi che magari ha bisogno di essere guarito, come me? Abbi pietà di noi. C'è qualcosa che è differente dalle logiche del mondo, e questo noi abbiamo bisogno tutti quanti, non di sentirci soli, ma di sentirci una comunità. E cantare il Signore vuol dire essere, anche se un'unica voce, essere un'unica voce fatta di tante persone, di tante voci. Abbiamo bisogno di gridare al Signore: guariscici, abbi pietà di noi. E che cosa accade? Continuando il Vangelo, uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce.
e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È bello vedersi guariti. Vi è mai capitato di parlare con una persona miracolata che ha ricevuto qualcosa di molto più grande di quello che magari viviamo tutti i giorni? C'è qualcosa che batte dentro questa persona ed è una sensazione che veramente cambia il cuore di chi incontra. La vostra fede? Com'è la vostra fede? Siete riusciti mai a suscitare nel cuore di chi vi incontra un desiderio profondo di conoscere Gesù? Guardate che è molto importante questo, perché alla fine Gesù non viene semplicemente per guarire. Lo sapete cosa dice agli apostoli nel momento in cui gli apostoli vanno da Gesù che era sul monte e gli dicono: maestro, ma perché sei venuto sul monte? Tutti ti cercano. Guarda che qui funziona, sei famoso, le persone aumentano, guarda quante sono. E Gesù cosa dice? Carissimo Pietro, per l'ennesima volta tu non ci hai capito niente. Io non sono venuto per guarire. Io sono venuto perché tutti abbiano la vita eterna, perché possano conoscere il regno di Dio. E quanto regno di Dio si vede attraverso di voi? Guardate che questa sera io non sono venuto a lodare il Signore. Io questa sera sono venuto a chiedere molto di più. Perché quando parla Gesù, non parla per rendere le cose semplici, parla per scuotere. Tu sei guarito? Chi di voi è guarito? C'è qualcuno guarito qui? Nel cuore? Alzate la mano se qualcuno è stato guarito nel cuore. Una parola per comunicare a tutti loro cosa significa essere guarito nel cuore. Una parola, va bene, ma la presenza, guarda, la presenza, la parola è la presenza, ma va benissimo, la presenza di Gesù, la presenza, è bellissimo, la presenza di Gesù, la certezza che Gesù è presente. Tu? Ora ti sfido una, Amore. È scontato e ogni tanto abbiamo bisogno di cose scontate, perché non è scontato tornare a ringraziare Gesù, sai? Quante cose abbiamo ricevuto da Gesù e quante volte non siamo tornati da Lui a dirgli grazie Gesù. Grazie perché anche se noi abbiamo ricevuto tutto, tu ti meriti il tutto che noi stiamo vivendo. La certezza che Lui ci sarà sempre. Chi è stato guarito qui? C'è qualcun altro? Guardate che aver paura di riconoscersi guariti potrebbe essere un buon inizio. Abbiamo tanta difficoltà a esternare quello che siamo stati e quello che siamo tuttora. I lebbrosi, quanto avevano da ringraziare, quanto avevano da ringraziare, eppure non se ne sono resi conto. Solo uno. Guardate, qual è la città con cui siete più in contrasto qui? Città di Castello contro? Il Borgo. Voi immaginate che su 10, 9 erano di Castello e l'unico del Borgo è tornato a ringraziare.
l'unico del borgo, quello che vi sta più antipatico, è quello che è riuscito a tornare a ringraziare. Questo voleva dire Gesù: guardate, un samaritano è riuscito a capire tanto, e voi cosa avete capito della vostra vita, della guarigione che io ho messo nel tuo cuore? Io non so, forse qualcuno di voi stasera ha bisogno di essere guarito. Io lo sapete da cosa devo essere guarito? Dalla rabbia. Qualcuno di voi si arrabbia? Forse oggi? Magari vi siete arrabbiati anche oggi, ci sta? Guardate, io c'è, la rabbia è una cosa che mi distrugge. Ma la sapete la rabbia di cosa? Mica la rabbia perché qualcuno mi fa del male. Grazie Signore quando c'è qualcuno che per il suo nome mi fa uno sgarbo. No, io mi arrabbio perché vedo tanta gente che butta la vita, tanta gente che non torna a ringraziare il Signore. E lì che cosa succede? Il mio zelo, il mio desiderio profondo di stare con il Signore rischia di tramutarsi in rabbia. Gesù cosa fa con quegli altri 9? Dice: ma nessuno è tornato se non un samaritano. E gli altri 9 dove sono? Forse noi stasera siamo tra quei 9. Abbiamo ricevuto tanto e non ce ne rendiamo conto. Abbiamo ricevuto una guarigione e continuiamo a considerarci malati. Abbiamo ricevuto un grande dono e siamo sempre lì a lamentarci. Ma coloro che riusciranno a prostrarsi di fronte a Gesù, e noi questa sera con il cuore vogliamo prostrarci, saremo salvati. Alzati. Il verbo greco è bellissimo. È lo stesso del risorgi. Risorgi perché tu eri morto e ora vivi. Tu avevi perso tutto e ora hai conquistato la vita. Va, perché la tua fede ti ha salvato. Chi di voi ha il coraggio di alzare la mano perché la propria fede lo salverà? Chi di voi si sente già salvato? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché dobbiamo aver paura di credere alla parola di Gesù che ci salva ora, ora, ci salva ora. Io sono salvato. Non è ipocrisia, non è falsa umiltà, è avere la certezza che Gesù ci salva. E questa è la potenza che Dio mette nel nostro cuore. Scusate, ma vi ricordate Pietro? Che cosa ha fatto? Signore, non ti succederà niente perché io andrò fino alla fine. Morirò per te. Carissimo Pietro, non ci hai capito niente per l'ennesima volta. Tu mi rinnegherai 3 volte. Ecco. Forse è quello che ci aiuta a comprendere che Gesù ci salva. Proprio il tradimento e il rinnegamento di Pietro ci fa capire oggi quanto siamo fortunati, quanto siamo privilegiati. Oggi siamo salvi perché siamo qui a lodare il Signore. Cosa dice? Chi invocherà il nome del Signore sarà salvo. E quante volte l'abbiamo invocato? Gesù, Gesù, continuamente Gesù. Signore, tu sei il nostro re. Signore, tu sei la nostra vita, la nostra gioia. E questo non ci salva? Guardate che se non abbiamo questa certezza, stiamo dicendo che il nostro Dio è bugiardo, che ci sta ingannando. Chi di voi ha il coraggio di dire che in questo momento è salvo? Guarda che c'è quella la mano a metà così, perché ha detto, guarda se sto a metà, guarda che il metà è compromesso, o così, salvo, sono salvo, bravo Fabio, siamo salvi. E questo è il punto, perché noi dobbiamo fare il cammino di consapevolezza,
come quel lebbroso che si riconosce guarito. Noi tante volte non ci riconosciamo guariti, godiamo soltanto di quello che abbiamo, come se la guarigione venisse da noi. No, carissimi, io sono sacerdote guarito, sono un sacerdote guarito, guarito a 17 anni, lontano da Dio, lontano dalla vita, perso, completamente perso. Eppure oggi sono qui a 41, felice di quello che sto vivendo, perché lodo il Signore e mi sento salvato. Ora, l'ultima domanda, e non dovete alzare la mano, perché questo l'avete nel cuore. Vi sentite salvati? Questa sia la vostra domanda quotidiana. Signore, tu mi hai detto che mi salverai, ma io in questo momento mi sento salvato, guarito. Il Signore ci dia la forza ogni giorno di dire al mondo che Lui è la salvezza. Amen. Ci alziamo in piedi. Prima di tutto, prima che il tempo fosse creato, eri lì. Dalla tua voce esplose la luce, squarciando l'oscurità. Se parli tu, miliardi di galassie nascono, i pianeti al tuo soffio vivo. Vedo il tuo cuore in tutto ciò che fai, ogni stella brucia della grazia tua. Se il creato ti esalta, così anch'io. Di quello che dici tu, e quando parli tutto rincorre il suono della voce tua. Se parli ciao.
se ti adorano le stelle così anch'io, se si prostrano i monti così anch'io, se ti esaltano gli oceani così anch'io. Se ogni cosa esiste per lodare te, così anch'io. Se il vento ti obbedisce, così anch'io. E se gridano le rocce, così anch'io. Se non basterà una vita per lodarti, la Santissima Trinità. Ti vogliamo lodare uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vieni, vieni Gesù in mezzo a noi. Ammira il cuore del Padre, tesoro riversato su di noi, l'abisso del mistero, proprio lì che tu ci vuoi. La vita vera viene da lui come la luce dal sole. Padre, sei scudo, nulla mai mi colpirà. Ammira il Figlio suo, leone, agnello offerto per noi.
ucciso per amor del mondo, salvezza il sangue suo. Gesù il Messia, il giusto che morì, lui ha trionfato. Mio Dio, mi condurrai.
portarci a casa. Grazie Gesù. Cantiamo tutti insieme, un'unica voce sale. Lì nel buio aspettavamo, senza luce, senza te, e ti sei precipitato, mi guardò la tua pietà. Come dissero i profeti, nacque la parola che dalla gloria di quel trono è discesa qui tra noi. Forte insieme. Grazie Signore per questa splendida preghiera che ci hai fatto vivere questa sera.
Grazie Signore Gesù perché ricolmi veramente il nostro cuore di tante emozioni, di tanti sentimenti positivi che ci legano a te. Grazie Signore Gesù perché sei presente, perché io ti sento vivo. Grazie Signore Gesù, lode a te. Allora, il worship, rinvenisco. Allora, il prossimo worship è sabato 7 marzo. Ore 21 inizia il worship, ma dalle 19.30, come abbiamo fatto questa sera, c'è l'apericena gratis, ripeto, gratis, che non guasta mai. Quindi per chi vuole partecipare al prossimo worship, sabato 7 marzo, ore 21. Ah, ci sarà una sorpresa per le donne. Ricky lo spogliarellista, andiamo bene. E non andate via perché ci sono i dolci da mangiare, ma prima di andare via facciamo il canto a Maria. Bravo, vedi che avete capito? Che trapper che sei. Cantiamo insieme il Magnificat. Anima mia, magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi mi chiameranno beata. Grandi cose con le mani ha fatto per me Dio. Per me Dio onnipotente,
arrivi a Valentino di San Giacomo. Mangiamo i dolci e ci vediamo il 7 marzo.